Sindaco Boccali, si alza il velo su uno dei progetti, se non il progetto più importante di riqualificazione della città. Beh, il progetto di riqualificazione urbana più importante sia come dimensioni quantitative, come qualità e soprattutto nella città. Monteluce è stato per un intero secolo l'elemento identitario. Nell'ospedale, o per nascere o purtroppo per curarsi, ci è passata un'intera città e dunque un simbolo identitario. Il cantiere sta andando avanti, la crisi economica soltanto di qualche settimana ha rallentato il percorso, ma i tempi che ci eravamo dati noi e la regione si stanno rispettando. Un progetto di alta qualità architettonica che non poteva non trovare spazio all'interno del Festival dell'Architettura. Sono molto contento, stiamo molto vicini ai pubblici esercizi, ai commercianti di questo luogo, organizzando eventi, iniziative, perché sappiamo che nella fase di transizione è il periodo più difficile, come in tutte le città in cui avvengono eventi di questa portata, per cui anche appuntamenti come questi, oltre tutte le cose che si stanno facendo, hanno una rilevanza di questo tipo, oltre che far conoscere il progetto di Monteluce. Insomma, siamo molto, molto soddisfatti di come stanno andando avanti i lavori, della qualità architettonica, e saremo sempre presenti e pressanti perché non ci siano pause. Quello che vedete alle nostre spalle essenzialmente è l'esito della preparazione del sito in quella zona che noi chiamiamo della prima piazza, cioè dove era realizzata la prima piazza. Questa fase, che essenzialmente è stata una fase di dismissione delle ultime strutture del policlinico, quindi delle fondazioni, ha portato in luce una serie di tracce dei fabbricati preesistenti che erano su questa area e di cui si era totalmente perso ogni memoria. Le tracce sono di epoche diverse e essenzialmente, al di là di quel muro là che è presumibilmente del Medioevo, sono di epoche piuttosto recenti, perché non c'è nulla che vada oltre il XVII secolo. In quella zona là abbiamo comunque rinvenuto quattro sepolture di epoca romana, del tipo semplice a cappuccina, quindi caratterizzate dallo scheletro unitamente a un'urna e delle tegole, una tipologia molto comune. In questa fase vediamo quello che resta di un portico dell'Ottocento, che peraltro si vede anche in qualche foto d'epoca dei primi del Novecento, che chiudeva questa prima corte. E forse la parte più interessante è rappresentata invece da questo tratto di pavimentazioni. Si vedono 1, 2, 3 pilastrini, che invece era un chiostrino del Settecento, con un insieme di piccole modifiche progettuali che fortunatamente saranno fatte in progress e peraltro non muteranno quello che è l'impianto generale del progetto, cioè continueranno a mantenere la fruibilità delle piazze, i parcheggi, tutto come è stato pensato. Noi manterremo alcune di queste strutture e anzi le restaureremo e le valorizzeremo in maniera tale che il nuovo e il vecchio possano coesistere, che quindi queste strutture possano alla fine essere parte del patrimonio, come giusto che sia, di Monteluce, perché sono un pezzetto di storia. Quindi dopo l'estate, entro la fine dell'anno, partirà la fase più importante del cantiere, quella che prevede la costruzione dei primi edifici al di sopra dei parcheggi interrati. Si tratterà di edifici a destinazione commerciale, terziario, residenze per studenti e soprattutto del sistema delle piazze. Monteluce si articola attraverso un disegno di spazi urbani, attraverso un sistema di spazi pedonali, e ci pareva importante e doveroso partire a costruire da lì, perché questo primo nucleo della nuova Monteluce, che sarà presumibilmente aperto alla città nel 2013, possa essere il nucleo attorno al quale si ricostruisce tutta comunità di Monteluce. Le residenze dunque seguiranno, saranno costruite nei mesi immediatamente successivi, probabilmente già a partire dal prossimo anno. Stiamo completando i progetti, nel frattempo però i perugini possono già iniziare attraverso lo strumento del nostro sito internet a registrarsi, perché al momento della commercializzazione potranno essere informati di quello che stiamo facendo e decidere poi se intendono o non intendono informarsi più approfonditamente per poi eventualmente acquisire gli appartamenti.